Ciao a tutti horror maniaci e benvenuti in questo nuovo unboxing. Oggi vi voglio far vedere i miei due cofanetti dei primi tre capitoli di Hellraiser. Questo primo cofanetto è quello un po' più vecchiotto ed è attualmente fuori catalogo e un po' raro. Mi è stato regalato per il mio 15° compleanno, quindi ai suoi 6 annetti. Mentre questo qui sotto è nuovissimo, rilasciato dalla Midnight Factory un paio di mesi fa. Lo trovate solo ed esclusivamente sul sito di fanfactory.shop. E per chi fosse interessato, per quanto questo sia un po' più raruccio, questo è anche disponibile in Blu-ray e questo sotto è anche disponibile in DVD. Allora, questo video è relativamente, non dico al 100%, ma relativamente un contentino per coloro che mi chiedono spesso di fare un unboxing della saga di Hellraiser. Mi dispiace essere schietto, ma non credo che lo farò mai, perché la saga di Hellraiser è un casino da avere. Il quarto in Italia è uscito solo in VHS, il quinto in DVD, ma è raruccio. Il sesto anche è raruccio, ma si può trovare. Il settimo invece in Italia è arrivato solo in televisione, non è mai arrivato in DVD e Blu-ray, quindi quello è off limits. L'ottavo, il nono e il decimo invece non sono mai arrivati in Italia. E voi potreste dirmi: ma perché non prendi delle edizioni estere, così magari completi la saga e fai un unboxing mostrando anche le edizioni estere di quei capitoli che in Italia non sono arrivati in formato fisico? E anche lì vi direi che me la mena assai, perché è una saga che a me onestamente fa un po' cagare. I primi tre mi piacciono, se no non prenderei un doppione di un cofanetto, ecco, ma la saga arrivata a un certo punto diventa veramente il festival del nulla. Quindi anche collezionare per il gusto di fare un unboxing, cioè anche prendendo edizioni estere, io onestamente due coglioni c'ho. Però per quanto riguarda i primi tre, un unboxing lo faccio veramente volentierissimo. Dico che questo qua vecchiotto ha un packaging che mi piace molto di più, dopo lo vedrete. Quello della Midnight ha un packaging bellissimo e sono sempre fantastici nel creare le edizioni, ma questo qua sopra ha davvero un bellissimo pack. E nonostante questo abbia un packaging migliore, e questa qua sotto c'ha tutti i contenuti migliori, perché i master utilizzati qui e anche nella versione Blu-ray di questo cofanetto non erano tra i migliori, e ci arriverò dopo. E cosa molto importante, qui sopra non c'è mezzo contenuto speciale, qua sotto ci sono 8 ore di roba. E quindi vabbè, comunque vi sto già spoilerando un po' di cose che volevo mettere a confronto dopo. Vi faccio vedere i packaging, ripeto, poi vi parlo della qualità audio video per quanto riguarda i relativi dischi, vi mostro i contenuti speciali, più che altro qui perché qua non c'è un cazzo, e dico la mia sui primi tre film e non mi inoltro nelle acque veramente profondissime della saga. Però vi confermo una cosa, ovvero li ho visti tutti quanti tranne il decimo, Judgment, che è l'ultimo, ma vi recensisco solo i primi tre. Se volete magari ne parliamo nei commenti, se qualcuno vuole esprimere i pareri sui seguiti, se qualcuno vuole chiedermi i miei pareri e facciamo un po' di scambio di opinioni lì, perfetto. Ma qua nel video parlo solo dei primi tre, perché sennò, come dicevo prima, io due coglioni c'ho. Ma ora basta parlare e passiamo all'unboxing, via. Thank you.
Parlo prima dei DVD della Koch Media e onestamente non c'è da dire moltissimo, sono tre dischi fatti con lo stampino. La qualità video è sicuramente in ordine crescente, nel senso che andando avanti con i film diventa un pelo migliore, anche per una questione di età, tra virgolette. Il primo, forse in alcuni casi in cui sono presenti degli effetti elaborati, mostra varie spuntinature non proprio carine. Il secondo anche non è stellare in quanto a qualità e ha dei livelli del nero un po' problematici e anche lì ci sono un bel po' di spuntinature. Il terzo è quello messo meglio, è quello un po' più recente e dal budget maggiore, ma anche qui non si può parlare di una qualità video ineccepibile. Anche l'audio in tutti e tre i dischi non è il massimo, l'inglese Dolby Digital 5.1 in realtà è molto buono, l'italiano Dolby Digital 5.1 e specialmente l'italiano DTS 5.1 purtroppo non sono granché, e si vede il tentativo un po' raffazzonato di prendere le tracce italiane d'epoca e convertirle forzatamente in un 5.1, il che quindi porta a delle tracce un po' pasticciate. Per di più nessuno dei tre dischi presenta dei contenuti speciali. Dunque questo cofanetto mi piace di più in quanto a packaging, ma la qualità video è modesta, l'audio in italiano non è il top e il materiale extra è totalmente assente. Passando ai Blu-ray recenti, qua devo per forza parlare un po' di più. Il primo Eraser ha subito un restauro da scan 2K e partiamo dal presupposto che il film di per sé, vuoi il poco budget, vuoi i non tantissimi mezzi, vuoi l'epoca, non avrà mai una qualità video eccezionale, ma questo Blu-ray è davvero buono, l'immagine ha davvero molta più stabilità, la definizione è più che buona e i colori, specialmente il rosso sangue che è quello che ci interessa, molto più vibranti. La struttura della grana è occasionalmente discontinua, a volte si fa un po' più invasiva, ma è sicuramente la modalità migliore di vedere il film. L'audio è disponibile in italiano DTS HD 2.0 e rispetto al precedente 5.1 qua respira di più perché non ha subito una conversione forzata. L'inglese è disponibile sia in 2.0 che in 5.1. Tra i contenuti speciali, per la mia gioia, al contrario dell'edizione di prima, uno squanterno di roba. Un commento audio con il regista Clive Barker, un altro commento audio sempre con Clive Barker e con la protagonista Ashley Lawrence, poi Il Leviatano, che è un lungo documentario di quasi 90 minuti sulla realizzazione del film con tantissime curiosità e che è davvero eccezionale, Essere Frank, un'intervista molto carina di 26 minuti con l'attore Sean Chapman, L'Inferno della colonna sonora, che è uno speciale di 18 minuti in cui si parla della colonna sonora mai utilizzata della band Coil, quindi viene intervistato il frontman Steven Trower, Hellraiser Resurrezione, un extra di 25 minuti con varie interviste d'archivio, Sotto la pelle, un'intervista con Doug Bradley, l'attore che ha interpretato Pinhead, che parla del primo film per 13 minuti, un press kit d'epoca di 6 minuti, il trailer cinematografico, il trailer Red Band, il trailer internazionale, 4 spot televisivi e una galleria fotografica. Tantissima roba, se siete amanti del film non resterete delusi. Passando ad Eraser 2, la qualità video non è diversissima e anche qui in svariati momenti c'è una grana un po' selvaggia, ma definizione e dettaglio sono di alto livello e anche qua il rosso è splendido. Questo è un sequel un po' più pazzo e in grande a livello visivo, quindi la presentazione in HD è degna nonostante i segnetti del tempo inevitabili. Anche con l'audio siamo sulla stessa lunghezza d'onda, italiano in DTS HD 2.0 che ha i suoi anni ma che respira di più rispetto a quel remix 5.1 posticcio della vecchia edizione, e doppia traccia audio in inglese tra 2.0 e 5.1, dove il film vola su livelli altissimi. Anche qua, in quanto a contenuti speciali, non si scherza affatto. Un commento audio con il regista Tony Randell e lo sceneggiatore Peter Atkins, un altro commento audio con il regista Tony Randell, la protagonista Ashley Lawrence e lo sceneggiatore Peter Atkins, Il Leviatano parte 2, il continuo del documentario del disco precedente e il termine di quel documentario, e dura 2 ore. Essere Frank, un'altra intervista con Sean Chapman che parla della realizzazione del 2, di 11 minuti, Persi nel labirinto, una featurette d'epoca di 17 minuti, Sotto la pelle, un'altra intervista con Doug Bradley in cui parla del 2 in 11 minuti, intervista d'epoca sul set, una con Clive Barker e una con il cast e la troupe, la scena eliminata del chirurgo ritrovata solo recentemente e che si credeva persa, è chiaramente incompleta ma è stata un'aggiunta davvero affascinante, dura 5 minuti, immagini da dietro le quinte di neanche 2 minuti, il trailer cinematografico, il trailer Red Band, 2 spot televisivi e 3 gallerie fotografiche, una degli storyboard, una degli storyboard del finale alternativo e una con foto classiche. Anche qua un mondo di roba. Termino con Eraser 3, che si presenta in 2 versioni, quella cinematografica di 93 minuti e quella integrale di 96 minuti. La qualità video è anche in questo caso buona e il film ha una struttura della grana un po' più tranquilla, ben gestita, ben distribuita e meno selvaggia. Se visto nella versione integrale però le scene riaggiunte sono di un altro master e a qualità minore, quindi diciamo che il passaggio da una qualità all'altra e il ritorno alla qualità migliore può fare a cazzotti con molti videofili. Esiste la parola videofili, boh.
ma è stato molto apprezzabile a parer mio il tentativo di reinserirle. Qua non è presente l'audio in 5.1 per l'inglese, e sia l'italiano che l'inglese sono disponibili in DTS HD 2.0. L'italiano ha le sue imperfezioni e anche qualche momento leggermente più sporco. L'inglese è sicuramente un po' più pulito, ma non ha quella dinamicità dell'inglese dei primi due. Tra i contenuti speciali, anche qua davvero tanta roba. Un commento audio con lo sceneggiatore Peter Atkins nella versione cinematografica, un commento audio con il regista Anthony Hickox e Doug Bradley nella versione integrale, Inferno sulla città, che è un dietro le quinte di 32 minuti dove si parla della creazione del film, una chiacchiera con Terry, un'intervista molto piacevole di un quarto d'ora con l'attrice Paula Marshall, Scatenare l'inferno sulla terra, un'intervista di 13 minuti con il regista, Sotto la pelle, la terza e ultima parte dell'intervista con Doug Bradley, che qua ovviamente parla del 3, di quasi un quarto d'ora, un press kit d'epoca di 5 minuti, dei giornalieri di 23 minuti in cui si vede come hanno cercato di rendere vari effetti speciali, il trailer cinematografico, una galleria fotografica dell'adattamento fumettistico e una galleria fotografica con foto classiche. Cioè, sommando i tre dischi ci sono 8 ore di contenuti speciali. Qualcuno ha detto minchia? Devo dire che il primo film è semplicemente mitico. Il suo posto nell'Olimpo dell'horror se l'è guadagnato tutto. Tratto dal romanzo Schiavi dell'Inferno di Clive Barker, che poi ha anche scritto e diretto il film, questo è proprio un progetto in cui l'immaginario estremamente affascinante e queer di Barker esplode. Tra sesso, piacere, dolore, corpi dilaniati e piacere del dolore e dei corpi dilaniati, Hellraiser tratta tematiche molto rischiose, bollenti non solo nel senso prettamente erotico della parola bollente. La trama è originale da morire e i villain sono veramente caratteristici. La storia è coinvolgente e il film regala un'altra forte final girl da aggiungere alla mischia. Con effetti pratici molto affascinanti e altri effetti che invece sentono un po' il peso dei loro anni ma non fa nulla perché aggiungono fascino, Hellraiser è un film violento, carnale, originale e soprattutto creativo. Hellraiser 2 Prigionieri dell'Inferno è un signor seguito. Anche questo film ha un budget molto ristretto, ma ciò che sono riusciti a fare è eccezionale. Risente sicuramente degli anni, molte cose a livello visivo hanno i loro quasi 35 anni ed è inevitabile guardare questo film con occhi crudeli da spettatore odierno, abituato a tutto, abituato a effettoni strafighi e additare nel film tutto ciò che oggi si farebbe chiaramente diversamente. Ma questi non avevano mezzi e hanno fatto un world building eccezionale. Per me i seguiti migliori sono quelli dove i personaggi vanno avanti e dove il loro mondo viene mostrato ulteriormente più in grande, e non si può dire che Hellraiser 2 non lo faccia. Quando si entra nel mondo dei cenobiti o suppliziani, o come volete chiamarli, è impossibile non restare affascinati dalle scenografie intricate e dalle trovate registiche molto brillanti. Il film è proprio brillante, ovvio le restrizioni dell'epoca e del budget occasionalmente lo tengono per la caviglia, ma Hellraiser 2 prosegue lo stesso con una creatività micidiale, si intravede una voglia di fare estrema ed è davvero un seguito molto molto forte. Hellraiser 3 Inferno sulla città è il più debole dei primi tre, ma rispetto a certi capitoli che arriveranno dopo nella saga è da premio Oscar. A parer mio è più debole a livello narrativo, è un po' più cazzone in maniera non sempre ideale, ma ha delle uccisioni molto divertenti e godibili, altri effetti pratici molto creativi, trucchi originali e trovate molto simpatiche. Pinhead qua perde molto fascino, dato che ad ogni scena deve dire una stronzata d'effetto manco fosse il Freddy Krueger di Nightmare 456, quindi le sue battutine appiattiscono davvero quello che a livello iconografico è un personaggio eccelso, e il film quindi prende una virata non da poco verso il tamarro e il commerciale, ma sicuramente è una visione piacevole, divertente e leggera. Io ogni volta me lo guardo volentieri. Grazie mille per aver guardato anche questo unboxing Horror Maniaci e noi ci vediamo al prossimo. Seguitemi anche su Instagram, posto montaggi, recensioni, novità sui film horror in uscita sia al cinema che in un video e tante altre belle cose. Grazie mille ancora e alla prossima, Horror Maniaci. Faccio il film dell'horror. Qual è il tuo preferito?